Buonasera e benvenuti a 7 Sera. Ieri abbiamo iniziato a conoscere il mondo dell'arredo e oggi continuiamo a conoscere la Federlegno Arredo, ma conosciamo anche tutte le novità nel campo del mobile d'arredo. Conosceremo tutto lo spazio dedicato ai giovani, ma soprattutto le nuove strategie per far fronte non solo alla crisi, ma ai nuovi grandissimi competitor stranieri che abbiamo. Allora do subito il benvenuto a Silvia Gorlini, responsabile dello sviluppo associativo. Buonasera. Buonasera. E marketing per giovani Federlegno e amministratore delegato della Gorlini SRL. Buonasera. E buonasera anche ad Antonio Catalani, docente di strategia e imprenditorialità dell'SDA Bocconi. Buonasera. Buonasera. Allora, iniziamo subito a parlare di oggi. Allora, l'ho detto all'inizio, ci sono le nostre aziende che da sempre sono note per lo stile, insomma il gusto italiano è noto in tutto il mondo, ma attualmente sul mercato ci sono dei veri colossi di distribuzione, sono colossi stranieri. Ci spaventano? E come no, ci devono spaventare, no? Voglio dire, in tutti i mercati stiamo vedendo, anche nell'abbigliamento, no? Ormai sono i colossi stranieri quelli che stanno dominando il mercato. È come se ci fosse uno spostamento di potere da chi produce a chi vende. Chi vende è più vicino al pubblico e probabilmente ha anche capacità di incidere di più sulla domanda. Certo. Quindi ci spaventano e va bene così. L'importante ci dobbiamo difendere, però. E allora adesso cercheremo di capire con quali strategie, ma per capire come le singole aziende fronteggiano questi nuovi avversari, cerchiamo di capire, per esempio, lei è titolare di un'azienda, certo. E come voi fronteggiate, come guardate queste aziende che arrivano e vanno con la distribuzione di massa? Cosa rappresentano per voi? La nostra è un'azienda di famiglia che ha una storia di 60 anni alle spalle, quindi rappresenta il classico tessuto manifatturiero italiano che nasce da una realtà familiare e poi negli anni si è evoluta. E sicuramente oggi le sfide di questo mercato impongono di non rimanere limitati nel proprio mondo, ma di innovare in tutti i modi, e soprattutto dal punto di vista anche della vendita, perché sicuramente a livello di showroom, in questo l'amico Antonio mi può dar ragione, c'è il problema grosso che i negozi delle nostre aziende sono talmente belli, talmente maestosi, che inducono anche un atteggiamento quasi di paura dal punto di vista del consumatore finale, che ha quasi difficoltà a varcare la porta perché non sa né come verrà accolto, né che tipo di trattamento gli verrà riservato, né che tipo di prezzi troverà all'interno di questi spazi. Quindi io ritengo che vada scoperta una dimensione nuova nell'approccio col cliente, proprio nella filosofia di saper cogliere quelle che sono le sue esigenze e di fare anche una vendita etica. Nel senso, mi spiego, noi per esempio abbiamo questo showroom in centro a Milano dove entrano clienti di diverso tipo e spesso si può incorrere nell'errore di catalogare il cliente che entra a seconda del look con cui si presenta, quindi magari può entrare la signora bene che abita nel centro di Milano e spesso i venditori hanno gli occhi che improvvisamente si trasformano in piccoli dollari e pensano di poter spennare. Euro. Cioè, non darlo già per finito, giusto. Silvia, perché... Ma io lo spero, quindi... E quindi l'errore in cui si può incorrere è proprio quello di dire ok, cliente che può spendere, spegniamola viva. Io ritengo che oggi questo metodo di vendita debba finire e che sia necessario invece fare appunto una vendita etica, nel senso di cercare di dare una consulenza più che non di dover piazzare un prodotto. Quella era una vendita molto in voga negli anni '80, certo. In quello Antonio è maestro, però è una vendita finita. Certo, allora una nuova filosofia di vendita e un nuovo prodotto che faccia la differenza. Come si fa? Lei voleva approfondire? No, io volevo approfondire quello che diceva Silvia Bernini prima, perché è molto interessante. Sì? No? A parte io non sono un maestro della vendita degli anni '80, per cui potrei anche arrabbiarmi, ma certamente dobbiamo capire che il problema, la cosa principale che noi dobbiamo imparare dai grandi gruppi, pur se i segmenti sono diversi, è che il cliente entra, è fluido, no? Non ha queste barriere concettuali che noi abbiamo creato, e Silvia diceva benissimo. Poi evidentemente noi dobbiamo dare una vendita assistita e loro spesso invece danno una vendita self-service, no? Che certo. Sia, ripeto, certo. Nell'arredamento, nella moda. Però intanto c'è molto da imparare. Dobbiamo riuscire a declinare questa fissazione per l'immagine che abbiamo con la concretezza, no? Perché spaventano questi negozi? Sembrano tutti profumerie di lusso, no? Proprio perché non c'è calore umano, no? È tutto quanto intellettuale, astratto, perché siamo fissati con questa storia della
immagine. In realtà io, visitando lo showroom di Silvio, lo showroom Gorlini, trovo tanta identità, tanta ma noi chi siamo, cosa ti diamo. E allora chi vende lavora così, lavora in questa direzione, no? Non ha più bisogno di meravigliare questo piccolo borghese rapidamente, no? Se arriva al prodotto, noi non so su che divani siamo seduti. Non lo so neanche io, non possiamo dirlo. No, non possiamo dirlo, però non so, questo tavolino, non so chi l'abbia prodotto, questo tappeto, boh. Ma non è che lo sto giudicando, dico, però alla fine si è creato un ambiente, ci possiamo stare, stiamo lavorando, stiamo bene. Dov'è il design qua? Non è che il design salverà il mondo, no? Certo. Allora il prodotto deve avere il giusto contenuto, deve essere piacevole, però dobbiamo smetterla di essere autoreferenziali, queste aziende che fanno, cioè la creatività. Ma, sì, ecco. Ma chi crea? Ha creato il Padre Eterno e pochi altri. Diciamo che questa gente deve avere fantasia, deve avere buon gusto. Ridimensioniamo anche i modi con cui parliamo di queste cose. Alla fine, come si affronta? Facciamo mobili. Non è che stiamo facendo bombe atomiche o qualcosa che curi contro i tumori, no? Ecco, io credo che la prima cosa che dobbiamo fare è proprio darci questa dimensione più normale. È molto positivo questo ridimensionamento da parte che non è una ridimensione, è una crescita, eh? Certo, assolutamente, una crescita verso il consumatore, un grandissimo verso avvicinamento, reale, certo, verso a quello che è chiesto, l'anima anche nelle piccole cose, senza voler imporre qualcosa ma di definitivo, assolutamente non personale. Parlavo con la Silvia prima, che mi raccontava di questo suo meraviglioso viaggio in India, che secondo me dà degli spunti che possono essere anche interessanti per questa. Ora io non voglio togliere la struttura che ti hai preparato, però secondo me lì c'è tanta risposta a questo tipo di domanda. No, esattamente, perché un viaggio in India è fondamentale perché è un po' il nuovo mercato, non si parla più esattamente di Est Europa tradizionale, ma i nuovi mercati sono questi, come l'India. Cosa apportano a noi e come facciamo ad entrarci esattamente? Allora, sicuramente sono dei mercati molto interessanti e che sembrano molto lontani, ma sono molto più vicini di quello che pensiamo, perché per esempio nel nostro caso il contatto con l'India è nato in modo estremamente casuale, perché era un sabato, come tutti gli imprenditori italiani si lavora anche al sabato, e quindi io ero di corvée nel mio showroom in via Santa Sofia e per caso è entrato questo cliente indiano, molto tranquillo anche nel suo look, quindi con una semplice t-shirt e un paio di jeans, e mi chiede se parlavo inglese e ha iniziato a raccontarmi che stava facendo questa casa a New Delhi. E mi dice, ma la vostra azienda vende in India? E io gli ho risposto in modo un po' formale dicendogli, guardi, in realtà noi lavoriamo ma solo su progetti contract dove c'è un general contractor che fa da main riferimento della commessa. E quindi ho cercato in un certo senso di dissuaderlo dal rimanere lì, perché io avevo tante cose da fare e lo vedevo come una opportunità poco concreta di business, certo, per la mia azienda. In realtà poi parlando con lui mi chiedeva degli spunti per l'arredamento della sua casa, e quindi io ho preso carta e penna e ho iniziato a segnargli un elenco di indirizzi per andare a vedere cucine, per andare a vedere bagni, tutte le varie cose che compongono un'abitazione, e dandogli anche i riferimenti a livello di indirizzi di persone a cui poter chiedere, perché mi sembrava corretto nei confronti di una persona straniera per aiutarlo ad ambientarsi, certo, in una città come Milano. E la cosa strana è che poi lui a distanza di pochi giorni è tornato da me e praticamente è rimasto molto colpito da questi posti che ha visitato, quindi mi ha detto, io ti ringrazio, tu hai esattamente colto quello che io volevo nella mia testa, noi in India non abbiamo il vostro senso estetico, il vostro gusto per il design, e quindi io ho bisogno di qualcuno che mi faccia da consulente per scegliere queste cose per la mia casa, e quindi vorrei che tu venissi in India proprio per diventare come il mio buyer personale, certo, e condurmi in questa cosa. Quindi è stato un incontro casuale che però ha aperto una nuova frontiera, per cui è un po' un invito a tutte le aziende che ci stanno seguendo a non aver paura dell'ignoto, non puntare sempre sui mercati tradizionali, fare nuove scommesse perché, certo, perché pagano. Allora, tantissimi altri consigli, creatività, giovani e design. Allora, pochissimo dopo la pubblicità, vi aspettiamo.